Ben ritrovato Marco Varvello, corrispondente Rai da Londra, ciao Marco, nel giorno dei funerali del tutti, principe eh, Filippo gli occhi erano tutti puntati su William e Harry e al loro primo incontro dopo un anno, allora vediamo e poi commentiamo insieme agli ospiti, insieme a te. Sembrava un po' di ritornare ai vecchi tempi, vedendoli tutti e tre insieme, Harry, eh, William e Kate. Marco. Ma io direi innanzitutto che l'attenzione era ed era anche attratta dal dolore della regina Elisabetta per ovvi motivi, dal dolore del principe Carlo, che sono stati i due più commossi, davvero quasi alle lacrime, forse in questo caso la mascherina, le protezioni anti-covid hanno anche discretamente coperto eh, la sofferenza della moglie che ha perso eh, il compagno tutta una vita. Quello che vi posso raccontare è che a Windsor l'atmosfera era davvero strana perché eh, c'era la raccomandazione di non recarsi non c'erano sbarramenti, non era chiusa la strada attorno al castello, quindi si poteva accedere, però è chiaro che non c'erano le folle di altri eventi reali di questo genere, forse gli unici assembramenti erano di noi giornalisti eh, con le telecamere e poi era tutto all'interno delle mura, quindi davvero quello che si è visto si è visto in televisione e eh, davvero erano... Immagini, seppure con una regia molto discreta da parte della BBC, mai un close up, mai un primo piano, mm -hmm. eh, però davvero si è capito tutto, tutta la sofferenza, soprattutto della regina. Ecco, infatti si è visto tutto nell'emozione, nell emotività anche della prima copertina che noi abbiamo mandato con le immagini e, e questa regina, eh, una regina praticamente sola, no? Che ha... Eh, lasciato un po' tutti quanti no, emotivamente colpiti, coinvolti da, da questo momento, Marco? Beh, la regina innanzitutto è già di suo, lo, lo sappiamo l'abbiamo vista, una donna minuta, davvero sembrava ancora più piccola, non soltanto nei pochi passi che sì. ha uh, fatto per andare sulla, per salire sull'auto la Bentley che l'ha portata a queste poche centinaia di metri dal castello alla cappella di San Giorgio, poi quando è stata ricevuta uh, dal decano di Windsor che ha officiato la cerimonia religiosa e poi, ecco, vedete queste immagini in questi uh, Grani del coro uh, ligneo, gotico, della cappella, enormi sembravano rispetto a, a, alla fragilità di questa donna. Davvero non, non, non ha dato nessuna immagine della sovrana regnante, in questa circostanza era la donna che ha perso, ripeto, l'uomo di tutta la sua vita che l'ha accompagnata ma anche sostenuta, era, lo abbiamo detto tante volte, era la sua spalla umana, non aveva nessun ruolo istituzionale ma ovviamente Filippo le dava serenità, forza, sdrammatizzava, quindi davvero una perdita incolmabile sì. per lei. Vedremo un po' le reazioni nelle prossime settimane. Ecco, parliamo bene. un po' di questa, di questa figura. Eh, insieme a, anche a Riccardo Signoretti, ciao Riccardo, Candida Morviglio del Corriere della Sera, Massimo Lugli con noi, e Enrica Bonaccorti. Buongiorno. Buongiorno a eh, allora, Riccardo, hai sentito quello che ha detto Marco Varvello? Ecco, più che Harry e William, insomma, un po' la stampa mondiale del gossip, dei si era un po' impuntata diciamo, sulla questione Megan. In realtà tutto quello che abbiamo visto di un'enorme dignità e anche eleganza, anche nel dolore, no? eh, forse per un attimo ha spazzato via tutto, tutto il gossip che c'è sì. stato in questa settimana, anche un gossip un po' eh, spiccio, no? a volte crudele. Beh certo, quello che dicevate voi all'inizio e che a me personalmente ha colpito molto sono proprio gli occhi puntati sui due fratelli, William destinato a diventare re e Harry il principe ribelle, che è sempre stato però il cocco di casa sia del principe Filippo che è mancato sia della regina Elisabetta. Ecco, diciamo che al funerale del principe Filippo rinasce il dialogo tra William e Harry, quindi è stato gettato il seme della riconciliazione. Questo credo sia un messaggio molto bello ed è importante che complice di questo riavvicinamento sia proprio... Kate Middleton, che ha un grande ascendente sul cognato Harry, e che ieri ha fatto in modo con una, di sciogliere il gelo fra i due che sono arrivati divisi, li avete visti al corteo funebre, fra di loro, come voleva il cerimoniale, c'era il cugino Peter Phillips, e però sono andati via invece insieme, parlandosi. Dovevano andare via in auto, invece, hanno fatto il breve tragitto che li riportava dalla cappella di San Giorgio al castello di Windsor, a piedi, insieme, finalmente parlando. Dicevi, citavi Meghan, certamente l'assenza di Meghan ha favorito questa reunion. Ora, mercoledì c'è il compleanno della Regina, il compleanno numero 95. È probabile che Harry si trattenga a Londra, ed è anche probabile che a luglio torni nel Regno Unito per l'inaugurazione della statua di Lady Diana. Questo è un altro tema di cui si parla molto in queste ore, perché c'è una sorta di gara ad appropriarsi della memoria di Diana, perché Harry e Meghan potrebbero chiamare la loro figlia Diana. Ma anche Kate ah. ieri con la collana meravigliosa che indossava, eh, ci ricordava proprio quanto sia forte l'affetto per la principessa del Galles. È stata mm. meravigliosa. Ah, eccola allora, la collana, la collana che... meravigliosa che le ha prestato la regina che le Didiana indossò nell'82 quattro fili di perle e quella chiusura a doppia parentesi con tre. Eh, file di, di diamanti, un Merla gioiello mia, preziosissimo che è un meraviglia, simbolo meraviglia. molto importante. Elegantissima Kate col cappello e veletta mm. che è imposto dal cerimoniale, l'abito nero con una piccola scollatura e il meraviglioso cappotto con il fiocco nero sul davanti. Insomma, un'eleganza rara. Elegante, eh, Reca? Bellissima. Molto elegante vedere. sia nell'atteggiamento, nella, nella figura, ma anche nel, nel gesto, molto importante che giustamente ricordava Signoretti quando lei, scostandosi, ha lasciato che i due fratelli a piedi potessero essere più vicini andando a piedi invece che in macchina verso il castello. E in questo, secondo me, lei ha dimostrato le qualità di una regina. Così come Elisabetta ha sempre tenuto tutta la famiglia cercando di oliare tutti i rapporti e soprassedere a tante cose, mm. assorbirle mm. e favorire le unioni, così ha fatto mm. Kate, e dato mm. che è lei che sarà regina, con certezza proprio per fatti di protocollo dinastico e sicuro, credo che abbia dato una meravigliosa prova, Kate. Ecco, um, volevo chiedere a Marco, Marco il gesto di uh, prestare diciamo questa collana, no? una collana a Bellissima. parte la bellezza Bellissima. veramente <ride> e l'eleganza di, di un oggetto di questo genere, ma il valore emotivo è anche ciò che si, che si voleva raccontare nel silenzio. Ecco, può essere stato un gesto, come dire, una conferma della vicinanza della regina verso Kate e della enorme lontananza invece che le divide oltreoceano da Meghan? Ma stavo dicendo che non c'è nulla a caso in eh, quella... Eh. Cerimoniale e anche nelle scelte di certo. dettagli, quindi è chiaramente simbolico il fatto che le abbia prestato la collana, eh, collana sì. che appunto era uh, di Lady di. Io direi che uh, nel trio che abbiamo visto uscire dalla chiesa si è ricostituito da una parte il terzetto di amici perché tanti anni li sì. hanno passati prima che sì, Harry uh, conoscesse Meghan. Davvero Kate era uh, già la moglie del fratello maggiore, ma anche era proprio un po' l'amica, la, la confidente. Quindi si è ricostituito il terzetto. E Kate svettava Kate, uh, Harry, per uh, la William. sua abilità sì. esattamente con Harry e William all'uscita dalla Chiesa. Svettava per la sua da una parte sagaccia, umana e abilità. Poi nello sfilarsi e consentire ai due fratelli di procedere da soli. E poi nel portamento, lo avete detto, davvero. Non, non deve neanche più accreditarsi sta dimostrando e lo ha dimostrato anche in questa circostanza di avere il portamento e eh, il livello sia personale sia eh, di, di, di eleganza appunto della consorte di quello che sarà il futuro re quindi direi che abbiamo una, una Kate che è pronta per quello che ha scelto eh, sposando William sarà il suo ruolo e il suo mestiere alla fine eh, Megan se, se devo concludere Megan eh, che si è un po' autoaccreditata o molti l'hanno accreditata come la nuova Diana, e beh, è chiaro che passa in secondo piano e comunque anche se riconciliazione tra i fratelli c'è rimane sempre il solco scavato profondo eh, cioè. che ha scavato la moglie americana e quindi vedremo un po' anche nell'equilibrio della coppia Harry e Meghan come andranno le cose. Eh, Candida, quando l'aveva usata lei di, di questa collana? In che occasione? E eh, secondo te, visto che giustamente Vravello dice che non si fa mai nulla a caso nei cerimoniali, un gesto di questo genere è come dire: va bene, ti passo oggi davanti al mondo intero, io ti passo l'eredità di Lady D. Questo è un gesto da parte della regina. Candida Morvillo, ciao Candida. Buongiorno Eleonora, buongiorno a tutti. Uh, sì, era una collana che Diana aveva usato e mh, arriva dai, dai gioielli della corona e come dici tu non c'è niente a caso perché era un segno di un passaggio, di testimone, eh, da, mh, eh, insomma in qualche modo di eredità affettiva ed emotiva. Uh, Kate, la uh, moglie di William, sappiamo William quanto fosse legato a sua madre quando abbiamo visto William nel corteo funebre uh, accanto a Derry seppure separato dal principe, um, dal cugino, uh, Peter Phillips abbiamo tutti ricordato quei due ragazzi che perdevano la mamma e che camminavano dietro il feretro ancora ragazzini senza versare una lacrima Uh, per cui è, un, uh, è stato sicuramente uh, un gesto importante da parte della Regina uh, prestare a Kate uh, questa collana, tra l'altro la seconda volta che gliela prestava. E, quindi un segno, un segno di continuità, un gesto quasi di benedizione da parte della Regina Elisabetta. Uh, dietro quel corteo c'era il futuro della corona, perché molti hanno detto che la regina Elisabetta a un certo punto addirittura avrebbe abdicato dopo la morte di Filippo, cosa che uh, è assolutamente da escludere perlomeno fino al prossimo anno, quando ci sarà il Giubileo di Platino ed Elisabetta a giugno celebrerà i 70 anni di regno, quindi un segno di grande continuità. Uh, fino ad allora resterà sicuramente uh, sul trono e dopo ci sarà prima Carlo, poi William, accanto a William. Kate, la commoner che insomma siederà sul trono e che di fatto testimonia come la famiglia non abbia niente uh, verso queste ragazze che arrivano dal nulla, come invece ha voluto far credere Megan Markle. Brava, Candy, brava mm. Candida, perché veramente eh, la famiglia ha fatto me... di tutto per accogliere Megan sì. in effetti. Non è stata così ripagata come invece Kate, che è una mm. cittadina come tutti noi, a cui potrebbe capitare la stessa cosa a qualsiasi ragazza che conosciamo, ma che ha fatto vedere quanto Possess è adatta al ruolo e che comportamento sano, perfetto e rispettoso ha, che come ha detto Candida, quando ha scelto di sposare il esatto. principe, quando uno sceglie deve anche eh, rispettare quel ruolo che sceglie, È come se una professoressa dicesse "Io faccio la professoressa, però vado in minigonna Lui... e insomma sì, con tutto di insomma... fuori e non si può, no? Bisogna rispettare S i ruoli che si vestono". Sono perfettamente d'accordo con Enrica perché non sposi una persona, sposi una casata, sposi secoli di storia, entri in un ruolo. Sposi la storia. Cosa... Certo. Sì, sposi la storia. De fammi aggiungere una cosa. Sai, quello che mi ha più colpito in tutta questa vicenda adesso nei funerali vedere per la prima volta la fragilità di Elisabetta, che è una donna d'acciaio, è una donna che no, non ha vissuto la storia, ha fatto la storia, ha sostenuto il suo paese durante la guerra mondiale, ha sostenuto Winston Churchill, è rimasta sotto i bombardamenti, cioè una donna sì. che tu dici adesso finalmente finalmente, ahimè, ma in questa circostanza sì. la vediamo Umana, distrutta. Una signora molto anziana che ha perso la sua vita. Allora, parliamo, parliamo della lunga storia d'amore dunque tra il principe Filippo e la regina Elisabetta. Guardate. Love my life. Don't leave me. You've taken my life. to me Love of my life Love of my life So che comunque lei è innamorata di lui da più di 80 anni Era innamorata sì, era di lui da 73 anni Da quando aveva 13 anni Ecco sull'account della Royal Family, eh, prima dei funerali del Principe Filippo, è stata pubblicata questa fotografia. Che bella. Vediamola, ritrae la regina, e il Principe Filippo, in cui il loro momento, nel loro momento forse più felice in Scozia nel 2003. Mamma mia, che bella questa foto. Potrebbero essere i genitori di tutti noi. Posso dire che è commovente? Eh? Il nonno e i genitori Riccardo. di tutti noi. È un simbolo, certamente ci tocca... Eh, ci colpisce, ecco, diciamo che il Principe Filippo non è stato un santo, no? però la Regina l'ha sempre amata e ha avuto anche la, eh, la dignità di stare sempre due passi indietro rispetto a Elisabetta, come prevede il protocollo. però è sempre stato presente, l'ha detto lei stessa, l'ha detto la Regina nei miei discorsi, in tutte le eh, prese di posizione pubbliche: c'era sempre il confronto fertile col Principe Filippo, quindi era un marito. Un principe consorte, per cui defilato, ma assolutamente molto presente. È un amore che ha dato grandi frutti e ti dico personalmente mi dispiace vedere Elisabetta a 95 anni, piegata se vuoi dall'età e dal peso della corona e delle responsabilità, presa a cannonate in questo ultimo periodo della sua vita, perché comunque 95 anni non è eterna nemmeno lei, pur essendo regina. E dispiace ecco, quello che è stato fatto da... da... Harry e Meghan con le loro uscite eh, televisive negli Stati Uniti, tra l'altro quando Filippo era già in fin di vita, quindi anche un tempismo del tutto inopportuno e sgradevole. Io spero che il confronto tra William e Harry possa portare in questi giorni eh, ecco questo è il servizio che abbiamo dedicato proprio alla regina Filippo lei sola in una famiglia sempre più divisa ecco la malinconia anche la tristezza dei suoi ultimi anni però Marco uh, qui dicono dalle agenzie di questa mattina agenzie battute da pochissimo che il principe R potrebbe ritardare il suo ritorno a Los Angeles per rimanere eh, fino a mercoledì ovvero data del compleanno della regina Sarebbe ti giusto. risulta ha Beh, fatto un, un volo aperto, la prenotazione di un volo aperto, diciamo, senza. Beh, credo che, non abbia di, credo che non abbia problemi di prenotazione di biglietti il principe Harry. Ma a parte la battuta, mi sembra molto logico, eh, avendo fatto comunque il viaggio ed essendo qui a pochi giorni dal compleanno. Ricordiamolo anagrafico, della regina Elisabetta, che è nata nel, appunto il 21 aprile. Del 21 no, 26. del 26, certo, altrimenti sarebbe centenaria, l'ho confusa col principe. Ehm, il eh, compleanno ufficiale, in questo caso per fortuna, è eh, sempre celebrato del monarca, è sempre celebrato a giugno. Quindi è una tradizione che risale, pensata alla metà del 700 a re eh, Giorgio II per motivi molto pragmatici a giugno il tempo è migliore quindi la, eh, le sfilate dei reparti militari troop in the colors ha più probabilità di svolgersi con il sole e non certo. con la pioggia quindi questo ehm, compleanno verrà eh, ricordato e celebrato soltanto in, nella famiglia intima e quindi Harry mi sembra il minimo che rimanga appunto almeno fino a mercoledì certo. Beh, insomma ce lo auguriamo certo. grazie Marco ciao buon lavoro eh... A voi, grazie, grazie. grazie. Io eh, allora io non lo so, Candida, però la mia domanda è questa: no? Ma adesso in ogni ricorrenza ufficiale, in ogni cosa importante, eh, Megan eh, come, come si farà con Megan ecco, a gestire questa, questa situazione? Sarà un po' complesso perché insomma adesso vabbè chiaramente è in stato di gravidanza e non prende un volo. Però il suo ritorno a corte eh, non so come sarebbe visto da qui boh, ai prossimi due o tre anni vogliamo ecco, farla, farla così un po' più lunga eh Candida? Mm. Guarda, sarà un bel problema ed è eh. proprio per questo che urge un chiarimento, infatti il, uh, ancora questo problema magari non ci sarà quando ci sarà l'inaugurazione della uh, statua di Diana a giugno perché a quel punto Kate sarà più o meno partorendo, avrà appena partorito e, e quindi avrà ancora una scusa buona Um, dopodiché, uh, sicuramente i due ragazzi si devono parlare, si deve parlare uh, e Harry deve parlare con suo padre. Um, ci sarà bisogno di, insomma, di un evento, di una composizione formale di questa crisi. Um, perché, sicuramente, uh, c'è un tema molto importante: cioè, uh, sia Carlo che William saranno i futuri re di quel paese, e come ha fatto la regina. In questi quasi 70 anni di regno dovranno dimostrare di saper governare prima la famiglia, quindi prima la royal family, prima di saper in qualche modo governare la corona e il paese. Quindi è fondamentale che ci sia. Uh, questa pace in famiglia per evitare che ogni volta che ci sia poi anche un evento pubblico ci sia il tema di Meghan. Invece scusami una cosa solo Eleonora perché tu prima mi hai chiesto quando Diana indossò la collana, io mi Quella sono collana. un po' persa uh -huh. e è, è importante dirlo effettivamente perché la regina la prestò a Diana la prima volta che Carlo e Diana subito dopo il matrimonio andavano in visita in un'altra casa reale, andarono dai reali del Belgio e quindi era proprio diciamo la collana del battesimo del servi al servizio della corona eh, e eh, eh, allora ragazzi eh, eh, c'è sta tutto è un battesimo eh, no. certo, è eh, eh, lei indossò, indossò con la regina Beatrice del Belgio and andando appunto in visita Uh, ufficiale di Stato si erano sposati soltanto da un anno era la prima volta che insomma prestava servizio dire, di in fatto, modo così ufficiale di fatto le ha consegnato le chiavi di palazzo Su. Eh, dai. È, è esattamente così <ride> esattamente così Signore, ti ride però cioè, è talmente evidente plateale no eh, signoretti eh sì tra l'altro scusami c'è anche un altro segnale da non trascurare la spilla che aveva la regina Elisabetta è quella che indossò al matrimonio di Harry e Meghan quindi Addirittura sembra che la regina, pur essendo sovrana, abbia fatto un passo nel senso della distensione verso Harry e la contestata. Moglie, io se devo fare un pronostico non credo che fra due anni Harry e Meghan saranno ancora sposati, però poi ne riparleremo. Eh, addirittura non durerà eh, la stessa cosa ah. che stavo pensando anche io. Sai che cosa? Che comunque... Perché nella mia visione che era perfetta dall'inizio, era che lei voleva essere regina in America e mi ero addirittura stupita quando sono andata in Canada. Ho detto oh, no, ho sbagliato, sono andata in Canada e non a Los Angeles. Poi sono andata a Los Angeles perché quello è il territorio su cui lei vuole regnare e può darsi che Harry non ce la faccia a fare il principe consorte di un regno fittizio così ma voglia tornare a casa, a dalla casa sua, sua famiglia sue e, e certo, anche sua io ho tradizione. pensato questo, due o tre eh beh, anni magari, non so se magari resiste. si trova, come dire, eh, un punto comune, no perché così eh? sembra che uno gliela sta a tirare, Infatti. <ride> voglio dire, sono appena sposate aspettano un bambino, attimo eh, su, dai, insomma invece speriamo che, si, che regni la pace e tra tra tutti quanti e che, come si dice nelle favole, sì. vissero felici e contenti tutti quanti, va bene, grazie.